Io sono Pietro Roveda, sono un geografo e pianificatore territoriale. Lavoro a Lodos Logi, è una piccola società di Como e mi occupo di GIS e di telerilevamento mediante droni. Il core business della società è la creazione di mappe ambientali, pianificazione urbana, database geografici, lo sviluppo di applicativi web e per smartphone. E grazie a tutte queste soluzioni offriamo soluzioni per smart cities ai nostri clienti che insieme costruiamo degli strumenti di pianificazione strategica. They did a lot of things, everything, providing services for citizens and administration related to geographical information. Quello che vi presento oggi è uno strumento che è stato condiviso con diverse amministrazioni che lo stanno tuttora testando e ha l'obiettivo di fornire ai professionisti non tecnici, ma anche ai cittadini, un mezzo col quale conoscere il territorio in cui vivono in modo migliore, ottimizzando le informazioni e permettendo a chiunque di conoscerlo meglio e da attuare quelle politiche di trasformazione del territorio nel modo più possibile. Lo schema generale di questo strumento prevede da una parte le teorie di pianificazione territoriale insieme alle nuove tecnologie, alle ultime tecnologie sia hardware sia software, e dall'altra parte prevede una completa integrazione con la partecipazione pubblica. Sì, no, e questa integrazione con la partecipazione pubblica deve essere fatta in modo, cioè ha l'obiettivo di essere fatta in modo che il cittadino possa accedere a questo strumento nel modo più naturale possibile. The presentation is about the tool for strategic language planning, which is tested by several municipalities, which is based on different points, urban planning theory and other tools like GIS, web, geodatabase, and also GPS. The aim of the tool is to increase the public participation. The public must easily access to all this type of information. And SMILA, che è il nome che abbiamo dato a questo strumento, fa parte di un insieme di gruppi simili a questo strumento che noi abbiamo chiamato Sindaco 3.0, o Major 3.0, e per far fronte appunto alle richieste che vengono fatte dalle future smart city, future non ancora perché ce ne sono già alcune. The name of this tool is SMILA, which is an element of of a major 3.0 program for providing smart city services to cities and cities. La SMILA è frutto di un intreccio tra strumenti informatici comunemente usati come l'Enterprise Resource Planning, il Content Management System, i GIS e le migliaia di applicazioni che scaricano sui nostri smartphone. Insieme a questo troviamo altri come Wikipedia e OpenStreetMap. È un po' meno conosciuto il Wikitud che sta portando le basi per la realtà aumentata e FixMyStreet, che sarebbe l'incubo dei tecnici comunali, perché prevede di dare la possibilità a tutti i cittadini di segnalare tutti i danni che ci sono sulle strade. Grazie alle interazioni con i social network, più comunemente usati, tipo Facebook e Twitter, questi risultano immediati la condivisione dei contenuti, e portando così i portatori di interesse ad avvicinarsi sempre di più a questa tipologia di strumento che per ora risulta essere una cosa difficile. This tool is based on different
technologies like content management system, enterprise resource planning, and GIS. And also, collect information from different data sources, such as Wikipedia, OpenStreetMap, and Fix My Street, which is a way for through which the people can give information about the problems in the streets, and all the content can be easily accessed by social network and for increasing the inclusion among the students. Sì. Questo strumento è un po' il frutto di uno studio, una conoscenza che fortunatamente siamo riusciti a sviluppare, perché noi avevamo l'obiettivo di spendere poco e praticamente abbiamo scelto il programma open source così come prova. E effettivamente dopo, quando ci siamo resi conto che questi strumenti funzionavano e funzionavano molto bene e permettevano sia uno sviluppo, sia un'integrazione sia completa, sia potente, sia anche da una parte facile per lo sviluppo, ci siamo resi conto che l'idea del progetto poteva funzionare e quindi stiamo tuttora portando avanti questo e altri progetti. Smaila is totally based on open source software, which are which are perfectly integrated the one between the others, and after a phase of test, they decided to use this type of software also for other projects. Okay, adesso vi spiego perché abbiamo scelto il nome Smaila. Smaila è Smile Up All Around. Simulation prende spunto dal famoso gioco SimCity, che racchiude in sé tutta l'idea del progetto. Mai, oltre ad essere la sigla di Milano un po' americanizzata, rappresenta soprattutto la logica dei social media e più genericamente tutte le applicazioni web 2.0 adattate all'emergenza. Local identifica il territorio e la sua proiezione in strumenti di Geographic Information System e di infrastrutture di dati territoriali. Around, che è una novità che si aggiunge a varie teorie che si stanno portando adesso, focalizza appunto l'attenzione sul nostro intorno, perché Smaila ti deve restituire ciò che ti interessa più vicino a te, dove sei in un determinato tempo, in una determinata situazione. Quindi le varie richieste tra che sei al lavoro, che stai studiando o che ti stai sbagliando, dovresti ricevere la giusta informazione, come voglio andare a correre in un parco diverso da quello che sono andato l'altro giorno. Sì. Il sindaco mi ha messo a disposizione un nuovo percorso ciclopedonale. Diciamo che questa integrazione con l'analisi SWOT e lo sviluppo sostenibile è ciò che rimane alla base di questo strumento. È quello che da una parte non vedono i cittadini, ma fondamentalmente è il motore con cui abbiamo deciso di sistemare gli indicatori e successivamente sia le scelte politiche sia le scelte che vengono proposte dai cittadini vengono introdotte in questo duplice schema. Come funziona? Lo schema dello sviluppo sostenibile ti permette di dare all'idea, o che essa sia sociale o che essa sia economica o di tipo ambientale. Successivamente vengono spremate e organizzate queste informazioni, quindi una determinata scelta può avere vari aspetti che possono essere delle opportunità, dei punti deboli, delle criticità o delle minacce, come viene preso appunto dal modello dell'analisi SWOT. The data
the information are divided different domains, the social, environmental, and economics, and the integration between these issues is the core of the system of indicators and variables of the tool. Abbiamo preso il modello dello SWOT per analizzare un attimo questo tool per capire, come dice anche la teoria dell'analisi SWOT, si mettono le basi, poi si vede pian piano come vengono associate, come vengono prese alcune minacce, alcune opportunità che pensavamo all'inizio, poi vediamo col tempo come vengono sviluppate. Non sto qui a elencarle, però ad esempio la capacità di simulare l'ambiente è sicuramente un punto forte, mentre diciamo, l'arretratezza informatica di molti professionisti tecnici, soprattutto nelle amministrazioni comunali, è sicuramente un punto debole. L'opportunità che mi piace sottolineare è l'ultima, che si crea una pianificazione territoriale virtuosa che può generare cose che magari non pensiamo adesso, però si possono sviluppare sicuramente in modo una serie di meccanismi che col tempo sicuramente saranno delle idee, rimarranno solo delle idee, però alcune cose, come abbiamo visto in tante altre situazioni, si concretizzano. Tra le minacce volevo segnalare invece che la valutazione può essere soggettiva. Quindi in determinate scelte comunque vengono proposte delle idee, la valutazione viene messa soggettiva e organizzata secondo uno schema. Da una parte facilita, però dall'altra parte dice io amministrazione voglio seguire questa politica, bene, non è che lo strumento mi dà la soluzione, io inserisco come variabile la politica che si vuole perseguire. This is the slide that presents the SWOT analysis of the tools, of the tool with a description of the strengths, the weakness of the tool. We would like to stress that this tool could promote virtuous land planning scheme, but also some risk, for example, that the subjective dimension which will be considered. Questa è l'idea della prima bozza che stiamo distribuendo in giro ad alcune amministrazioni, e volevo fare velocemente una carrellata di immagini per capire come funziona, come si presenta, si riesce tramite cosa. Ad esempio c'è da una parte la gestione documentale, c'è la gestione di tutte le superfici come i GIS fanno, c'è un'interazione molto pesante tra mappe, fotografie e gli eventi multimediali. Questo ad esempio permette, la provincia di Como ci chiedeva di rispettare degli indicatori, giusto? Allo stato attuale il piano urbanistico diceva tu devi rispettare questi parametri, quando cambi questi parametri praticamente automaticamente in questo cruscotto, in questo dashboard, vengono cambiati e si genera comunque l'aggiornamento dei dati. Ovviamente ci deve essere un operatore dietro per aggiornare le informazioni. Si possono gestire le varie di trasformazione. È tutto un insieme di content management system che ti permette di effettuare delle scelte più concrete con il maggior numero di informazioni possibili quando si pianifica un territorio. Abbiamo fatto un'integrazione molto con OpenStreetMap, come si diceva in altre discussioni, risulta essere molto efficace, si provvede anche ad aggiornare questo territorio. This is a sequence of images of
the tool which manage a lot of source of data, cartographic information, text documents, and it has the possibility to make to update the content according to the updating of the database. Okay. In, ho voluto mettere queste tre parole che open data, open source. Open source sicuramente non tutti noi. Open data è da un paio d'anni che si comincia a parlare di questa filosofia e a questo punto comincerei a parlare anche di open government, che questo strumento diciamo prende l'idea e prende spunto da questo periodo. Prima di concludere volevo presentare diciamo un altro progetto che stiamo portando avanti, che segue sempre la logica dell'open source e come è scritto handmade, che praticamente costruiamo droni, costruiamo questi unmanned aerea vehicle che ci permettono di fare un telerilevamento. Infatti la società non è che produce droni, la società produce droni per un uso personale, per fare il telerilevamento, per aggiornare i datori topografici, per aggiornare il, magari un'area di cantiere, un'area di trasformazione. Questo è un esempio di aggiornamento che si potrebbe fare su una cava. Non è, diciamo, molto più veloce di un telerilevamento che si fa normalmente. Sicuramente meno accurato, però se uno ha bisogno di un progetto del genere, diciamo noi abbiamo trovato una soluzione più semplice sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei tempi. They build the drone. which is for remote sensing of small areas and is quite efficient and effective. E questo ho messo un'immagine, questa è un'immagine che in 10 minuti si può avere sul computer. E questa è una panoramica delle cose che si possono fare con una sola cosa. Okay. With the images provided by the drone, it's possible to monitor the vegetation, sites, verificate the systems and other things. Just with one nation. Grazie. Thank you.